che abbiamo. E forse il Signore ha una parola molto specifica. E non coprirò tutto ciò che ho, semplicemente farò il meglio per darvi la parte più importante che sento del Signore e per la Chiesa, per il suo regno oggi. Amen. E i bimbi, possono i bimbi venire qua? 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 E sedersi qua? I bimbi? Grazie bimbi. Dio vi benedica. Ok, ascoltate bene. Fratelli, pace di Cristo. Dio vi benedica, sorella Rosa. Vostro figlio te può parlare dopo. Abbiamo pregato per Giulio già all'inizio, nel nome di Gesù. Preghiamo la vittoria. Amen. Non si preoccupare. Preghiamo, sorella. Allora, una parola molto specifica, fratelli. Voi sapete che il primo libro che è stato scritto del Nuovo Testamento è stato il libro di Giacomo, il libro di Giacomo. E immaginate la gioia per la Chiesa ricevere quel primo scritto, ok? Del Nuovo Testamento. Immaginate il significato che questo primo libro ha. Noi, come cristiani apostolici, battezzati nel nome di Gesù, avendo ricevuto il suo Santo Spirito, ancora lottiamo nella nostra fede e continueremo a lottare fino all'ultimo giorno della nostra vita, o semplicemente che arrivi il giorno dove il Signore prenda la sua Chiesa. Allora, ho una parola molto semplice e diretta per la Chiesa, fratelli. E in questi giorni, ieri mia figlia è stata all'ospedale, e sembrava appendicite, e Elia era anche all'ospedale. E sono tante situazioni in mezzo a noi. Fratelli, il Signore è chiaro nella sua parola. E leggerò semplicemente il primo verso e pregheremo insieme. Libro di Giacomo, capitolo 5, verso 13. Libro di Giacomo, capitolo 5, verso 13. Ascoltate bene, bimbi, nel nome di Gesù. C'è qualcuno di voi sofferente? Ripeto, c'è qualcuno di voi sofferente? Come si dice il signo di interrogazione? C'è qualcuno di voi sofferente? Punto, signo interrogativo. La prossima parola è preghi. Punto. Se continua. C'è qualcuno di animo lieto? Punto interrogativo. Canti inni di lode. Questo è il verso 13, libro di Giacomo, capitolo 5. Ti ringrazio, Signor, per la tua parola. Signor, grazie per la tua parola, Signor. Aiutaci tu, Signor, e svuota la mia mente, Signor, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Bimbi, ascoltate molto bene questa parola. C'è qualcuno sofferente tra di voi? C'è qualcuno che le fa male, una bua, un qualcosa?
La scrittura dice preghi. Se qualcuno invece, come il fratello Enzo, che arriva dalla Germania e una computatore, il laptop, il portatile che sembrava distrutto, ha fatto la pulizia e dopo ha scacciato on off. E quando ha acceso la computer, che è successo, sorellina Debora? Esther? Che è successo? Si è acceso e funzionava. E la computer funzionava. Il papà ha testimoniato che lui ha iniziato a gioirsi, a cantare, a danzare inni di lode. Pace di Cristo, potete sedervi. Bella chiesa di Torino. Bella chiesa, ascoltate bene, questo Vangelo non è complicato per noi. Se avete alcuna sofferenza, se non c'è soldi nel conto bancario, se non c'è soldi per comprare, se c'è alguna frustrazione, se c'è qualsiasi problema, ha avuto una discussione a casa, quale è il problema? Non importa qual è il problema, la scrittura dice preghi. Preghi, preghi, prega, non c'è altro, prega, prima di chiamare al pastore, prega, prima di chiamare al pronto soccorso, prega, prima di leggere le scritture, prega, 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 non c'è un'altra istruzione, prega, sì, è semplice, questa è la soluzione ad ogni problema, di tutti i problemi. Ho ascoltato una conferenza di un ragazzo giovane, molto intelligente, molto preparato, parlando della depressione e quello che significava per lui. E lui ha raccontato un episodio, di tanti episodi, ha dato una testimonianza del suo percorso per arrivare, secondo lui, a capire la depressione. E in uno degli eventi che lui ha detto è stato questo, che lui si ricorda quando aveva 5 anni. Questo è un uomo di 30 anni parlando. Una mente molto educata, una mente molto preparata. C'è una conferenza in questa piattaforma che si chiama TED Talk e parlando della depressione, lui ha marcato un evento nella sua vita. Quando aveva 5 anni, lui è stato presente in una discussione tra papà e mamma. E lui era all'interno della casa con mamma e papà era fuori della casa. Mamma non lasciava a papà entrare alla casa. Lui gritava da fuori dicendo io voglio entrare. La moglie dall'interno diceva non te lascio entrare. E lui disse che papà le ha detto, ha menzionato il suo nome, Jimmy, aprimi la porta. E lui disse che è rimasto congelato accanto a mamma senza fare assolutamente nulla. Completamente spaventato, shocked, traumatizzato di guardare quella scena. E di questi piccoli eventi, dopo 30 e passa di anni, raccontava il processo che lo arrivò avere non solo una vita piena di ansietà, una vita piena di attacchi, di panico, di depressione, in tutto questo. E quello che marcò il mio cuore ascoltando questo è stato la realtà che lui come bimbi ha vissuto. Ho visto come bimbi da piccola età neanche possono parlare, ne possono udire bene, che difficoltà che hanno nelle loro crescita e dopo si sviluppa anche un problema aún più grande per il danno
che papà e mamma, dovuto a ignoranza, perché anche il mondo che non conosce a Dio conosce la civiltà, e anche la legge penalizza l'abuso a casa. Qui in Italia l'assistenza sociale può intervenire, prendere figli, eccetera, eccetera. Ma che tan importante è per la coppia, per il santo in Cristo Gesù, imparare a pregare, imparare a ubbidire la scrittura. E la scrittura è semplice: se avete un conflitto o una situazione, situazione personale, situazione di credito, debito, finanza, non si discute tra i bimbi. Situazione della Chiesa, non si discute davanti a noi. Guai che mia nipote ascolte che se parla di un fratello o di una sorella. La sorella Janet è presente quando è dovuto interrompere un qualcosa. Io ho detto: questo non è il momento, è vero sorella? Questo non è il momento di parlare di questa situazione, o di questo non si parla nella mia casa, perché non si può parlare della vostra finanza o dei vostri problemi davanti a loro, perché la prospettiva della vita di loro non è la vostra. La prospettiva di loro è un ambiente molto ridotto, è una realtà molto diversa alla vostra realtà. Però per ignoranza, perché solo una persona ignorante può alzare la voce. Fratelli, ascoltatemi bene. Alzar la voce a casa è abuso verbale, è un segno di autorità che non l'avete. Io non ho l'autorità di abusare verbalmente di mia moglie, neanche mia moglie abusar di me verbalmente alzando la voce. Che c'è il disaccordo? C'è il disaccordo. Ma mia moglie sa, di notte alla sera dopo le 8:30 lei è troppo stanca, mai le è piaciuto parlare dopo le 8:30 della sera. Quindi lasciamolo alla prossima mattina, lì mi piace, dopo le 6 è il mio tempo. Lì sono pronto a ascoltare tutto ciò che lei può avere. Ma è il tempo, perché è il tempo? Perché la nostra principessa sta dormendo. E se lei si sveglia alle 7:30 o alle 7:15, è una ora e mezza che mia moglie ed io abbiamo da soli. Nessun genitore dovrebbe discutere o avere nessun conflitto davanti a vostri figli. Abbiamo una chiesa giovane, abbiamo tanti bimbi giovani, abbiamo una grande responsabilità. Avete problema? Avete un conflitto tra marito e moglie? Che dice la scrittura? Chiama il pastore. No, la scrittura dice prega. Allora se non sapete pregare, dovete imparare a pregare. Se rimanete qui, come sempre ho detto, se perseverate nella fede e rimanete qui soffrendo, perché soffrirete, il Signore ti insegnerà a pregare. Il Signore utilizzerà delle circostanze. Questo deve perderlo, questo non te lo tolgo, questo non va, questo no. Il Signore utilizzerà le circostanze para che impare, perché Lui sa che si sta perseverando, Lui te ama, Lui vuole correggerti e va a martellare la sua parola fino alla fine. Perché? Perché anche la sua parola è martello, la sua parola è un fuoco consumatore, consumatore, pace di Cristo. Quindi qual è la soluzione della Chiesa di Cristo a ogni problema? Prega, prega, prega. Ma non finisce lì la istruzione. Giacomo continua a scrivere in questo verso, il verso, solo ho letto il verso 13. Il verso 14 dice la scrittura, e dopo 10 anni la Chiesa sta imparando a fare questo. Amen. Dice: qualcuno di voi è infermo, qualcuno di voi è infermo. Dice la scrittura
chiami gli anziani della Chiesa, chiami gli anziani della Chiesa. Se qualcuno, sono stato investito di una macchina, qual è la, sto portando il bimbo pronto soccorso, sì, chiama pronto, ma nel frattempo assicurati che gli anziani della Chiesa sanno lo che sta succedendo. Chi sono gli anziani della Chiesa di Torino? Il pastore e sua moglie, il fratello Enzo sua moglie, il fratello Bruno sua moglie. Qui sono tre anziani della Chiesa, pace di Cristo. È la nostra responsabilità. Guai del fratello Enzo o il fratello Bruno se non sanno pregare o non pregano, perché dopo se la veranno con il Signore loro due. Perché? Lo dice la Scrittura. Quindi, avete un problema? Prega. Non avete lavoro? Prega. Non avete soldi nel banco? Prega. Non avete soldi per mangiare? Prega. Avete problema con papà, con mamma, con un zio, con un zio? Prega. No, no, io voglio trovare un psicologo, io voglio, il pastore non è sufficiente. E l'altro, non fate quello che non sta scritto. Quello che sta scritto è che il popolo di Dio deve imparare a pregare. Prima, se qualcuno è infermo, allora chiami allo anziano della Chiesa. Perché? Perché la Scrittura dice, ed essi pregano su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede, la preghiera che porta quell'anziano scelto da Dio, dice la Scrittura, ungendolo di olio nel nome del Signore, la preghiera della fede salverà il malato e il Signore risanerà. E se ha commesso dei peccati, li saranno perdonati. Vuol dire che tante delle malattie e dell'infermità è a conseguenza del peccato. Se no, non dice se quello. Pace di Cristo. Numero uno, è possibile una chiesa senza anziani, senza pastore? No, la chiesa ha del pastore e la chiesa ha dell'anziano, è il disegno perfetto di Dio. E dobbiamo avere fiducia che il Signore è certo e veritiero in tutto ciò che Lui dice. Dice la Scrittura, confessate i vostri falli, non dice i vostri peccati. Fate attenzione, perché una versione dice confessate i vostri peccati. No, fallimenti. Perché? Perché solo il Signore può perdonare i peccati. Quindi se siamo stati battezzati nel nome di Gesù per il perdono dei nostri peccati e fallimo, dopo dobbiamo confessare al Signore. Fallimenti è un qualcosa diverso. Ok? Pace di Cristo. Confessate i vostri fallimenti di condotta, di carattere. E tanto di questi fallimenti possono essere provocati dai peccati. Amen? Ma sono fallimenti. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Vuol dire che chi non confessa può infermarsi, ammalarsi. E fate attenzione, fratelli, che Dio prenderà l'attenzione di te di una maniera o di un'altra maniera. Allora, dice la Scrittura, affinché siate guariti, molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Vuol dire, io voglio essere giusto nella mia preghiera. Devo praticare la mia fede, praticando la mia fede, imparando a pregare, troverò la giustizia del Signore, pace di Cristo, ogni giorno, amen. Dopo la mia salvezza devo camminare nella sua giustizia, il mio cercare di che la sua giustizia sia presente in me deve essere sempre presente. Per finire il verso 17, dice la Scrittura, Elia era un uomo sottoposto alle nostre passioni. Elia era un uomo come te e come me. Elia non era un Superman, Elia non era Batman, Elia non era qualcun supereroe, Elia era un uomo come noi. Eppure pregò, dice la Scrittura.
sulla terra, pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Amen. Devo leggere gli ultimi 2 versi, 19 e 20. Fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, lo fa ritornare, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua vita salverà un'anima della morte e coprirà moltitudine di peccati. Che grande responsabilità. Fate attenzione a quello che sta scritto. La Chiesa deve imparare, fratelli, non andare come bimbi perduti, confusi, che non sanno che fare nel regno del Signore. Se c'è un problema che dobbiamo fare, pregare, pregare, pregare. Qual è lo scopo della responsabilità che abbiamo della nostra principessa rimanendo a casa per un tempo che può essere stagionale o temporale? La nostra responsabilità, mia e di mia moglie, è che lei possa imparare a dipendere dal Signore, a dipendere del Signore, a dipendere del Signore, a imparare a pregare. Alleluia, Signore. Alleluia. Abbiamo finito questa parte, fratello, nel nome di Gesù. Se potete togliere questo, nel nome di Gesù. Possiamo metterci tutti in